inaspettabile, eh? Qua per la terza parte di Tadacco, gli chef Marco e Marco. Buonasera, di nuovo. Ben ritrovati di nuovo. Grazie, grazie Carlo. Come state? Benone, alla grande, benone. Felici di essere qua. Sì, molto felici. Allora, ricapitolando, cosa ci presentate oggi? Allora, oggi facciamo una delle cosce di coniglio, in realtà abbiamo preso anche una spalla, insomma il coniglio all'arrosto morto. E tra l'altro ti dico già una piccola curiosità, insomma, su perché si chiama all'arrosto morto. È una ricetta della tradizione toscana e appunto non solo toscana, ma specialmente toscana. Ci sono varie, diciamo, ipotesi su perché inizialmente, tradizionalmente si chiama arrosto morto. Quella che ci pare un pochino più probabile è che, ovviamente non è che gli altri arrosti sono vivi, sono morti tutti, però... L'arrosto morto perché, a differenza di un'altra tipologia di cottura dell'arrosto, cioè lo spiedo, quindi questa, la carne che può essere vitella, manzo, può essere maiale, qualsiasi, o come in questo caso coniglio, pollo, non gira per esempio sul girarrosto, ma sta fermo nel tegame. Quindi è per questo che molto probabilmente si chiama arrosto morto, perché il motivo che sta ad origine di questa tipologia di ricetta è che noi facciamo un arrosto senza utilizzare forno, sostanzialmente è l'arrosto nel tegame. Perfetto, diamo gli ingredienti. Sì, e poi iniziamo subito. Partiamo da 450 g di cosce di coniglio, aglio quanto basta, rosmarino e salvia quanto basta, vino rosato un bicchiere, che è il vino rosato della famiglia Casadei, lo ripetiamo, olio evo, sale, pepe, una noce di burro e partiamo. Iniziamo. Allora, io parto subito scottando il coniglio e poi spiegherò come l'ho condito, perché essendo una lunga cottura è bene iniziare subito a rosolare e sfrigolare in padella. Allora, ecco, questo coniglio l'ho messo a insaporire con aglio, rosmarino e salvia. Adesso lo metto nel tegame dalla parte della pelle senza gli aromi sotto, perché altrimenti si brucierebbero, quindi vado ad aggiungere gli aromi solo sopra al coniglio. Non ho aggiunto olio nel tegame perché c'è già nella marinatura, quindi è sufficiente questo qui, e vado a socchiudere perché lascio uscire un po' di vapore, però faccio rimanere la temperatura alta all'interno, quindi faccio la crosticina esterna al coniglio mentre piano piano inizia a cuocere. Nel frattempo vi faccio vedere come ho insaporito le nostre cosce e spalle di coniglio. Allora, andiamo a prendere la nostra coscia, non disossata, quindi con l'osso all'interno, e vado a fargli dei tagli lungo la lunghezza dell'osso per far sì che all'interno possa mettere aglio, rosmarino e salvia. Non sono proprio tagli precisi, sono incisioni, in modo tale che non solo entri più sapore degli aromi, ma si cuocia prima. Incisioni profonde quanto? Incisioni proprio fatte con un coltello affilato, proprio strisciare il coltello lungo la carne, quindi si crea un'incisione di 2 centimetri, non di più. Vado a prendere i nostri odori, i classici odori toscani, quindi aglio, rosmarino e salvia, niente di più, niente di meno, e li vado a inserire all'interno di queste pieghe del coniglio per trasferire il sapore e vado a metterlo odore in un piatto, copro di olio extravergine, ecco qua, e salvia e rosmarino. Questo lo facciamo circa un'oretta prima di cuocerlo, in modo tale che si dà il tempo agli aromi di dare i profumi giusti. Ah, quindi un'ora, Sì, un'oretta, anche non per forza in frigorifero, anzi, meglio fuori dal frigo, in modo tale che la carne assorbi più sapori. Ah, quindi in posa un'ora. Sì, un'ora, ecco fatto. Io vado a girare il nostro coniglio, allora, facendo attenzione a togliere le erbe, perché altrimenti si bruciano e danno quel tono amaro che non vogliamo assolutamente. Esatto, infatti l'aspetto che diceva giustamente Marco, questa attenzione che vogliamo dare anche al tema degli odori
di toglierli per tempo, e ora poi vedremo, ne riaggiungeremo durante la cottura altri. È un tema estremamente importante, perché se l'odore, il rosmarino, la salvia, ma anche lo stesso aglio, si brucia in cottura, e se l'avessimo già messo tritato adesso si sarebbe già bruciato, quasi incenerito, avrebbe dato un aroma amara al piatto e quindi l'avrebbe sostanzialmente reso fallimentare, l'avrebbe disintegrato del tutto. Mentre Marco sta facendo questa operazione, io sto facendo un'altra cosa semplice della nostra tradizione, ma fondamentale poi ad un certo punto del nostro arrosto morto. Sto tritando esattamente quegli odori di cui parlava Marco, quegli stessi odori che lui ha messo, diciamo, nella marinatura della coscia di coniglio. Io adesso li sto tritando e li aggiungeremo soltanto oltrepassata la metà della cottura del coniglio, proprio perché se li mettessimo già adesso, alla fine della cottura del coniglio sarebbero dei puntini neri inceneriti che appunto darebbero quell'aroma amara di cui prima abbiamo detto. E l'altra componente, Carlotta, è qui accanto a me, in questa casserolina, in questo tegamino, ed è praticamente il brodo. Ok. Perché in queste tipologie di cotture in tegame, la carne, anche per il rischio, diciamo, di non istoppirsi troppo, di non essere troppo secca, ci vuole un gradiente, un po', diciamo, di umidità. E ovviamente il brodo come lo realizziamo? Lo realizziamo esattamente con le componenti di cui diceva Marco. Quindi il solito aglio, il solito rosmarino, la solita salvia e le ossa, alcune ossettine di coniglio che abbiamo estrapolato prima. E questo insaporisce questa acquetta che ci serve per dare umidità. Ecco, parliamo anche delle tempistiche, quindi un'ora per trasferire il giusto... Per la marinatura un'oretta, sì. Okay. Per la cottura dipende. Allora, in questo caso, avendo fatto i tagli, cuocerà in circa 15-20 minuti a fuoco alto, mi raccomando, sia da un lato che dall'altro, e poi quando sfumiamo sia col vino che col brodo, sempre a fuoco alto, perché non deve essere una cottura in umido, ma deve essere una cottura arrosto, appunto, quindi temperatura alta costante. Poi l'umidità serve per arrivare fino all'osso alla cottura, però deve essere comunque bella, bella viva la cottura. E dicevo, quarto d'ora, 20 minuti per quanto riguarda la coscia, mentre la spalla ovviamente ha una cottura inferiore sui 10 minuti, perché non tanto per le ossa all'interno quanto per la larghezza della carne, cioè lo spessore, ecco. Il brodo, ad esempio? Il brodo veloce. Il brodo noi l'abbiamo fatto qui in diretta, quindi l'abbiamo fatto un'oretta e mezzo fa, però per farlo ad hoc io vi consiglio addirittura di prendere le ossa, metterle in forno un quarto d'ora, 20 minuti, in modo tale che si abbrustoliscano, e poi le mettete in acqua fredda. In quel modo il brodo non avrà il sapore solo del coniglio, ma avrà il sapore del coniglio arrosto. Quindi bagnare la carne con il brodo di coniglio arrosto aumenta di più il sapore. Adesso che il calore è tanto e abbiamo rosato da entrambi i lati, andiamo a sfumare col nostro vino rosato e tappiamo, perché non vi preoccupate tappiate il tegame con il vino, perché l'alcol evapora lo stesso. Hai appena usato il vino Casadei? Certo che sì, l'ho messo nella brocchettina per essere più comodo. E, dicevo, non vi preoccupate se coprite i tegami dove sfumate con il vino, perché il vino evapora lo stesso. Non è che se è coperto il vino e l'alcol rimangono. No, il vino evapora, però così cosa crei? Crei umidità e quindi aumenti la temperatura all'interno del tegame. Quindi, peraltro, una piccola curiosità, già che parlavamo di Casadei, e peraltro certo, dal castello del Trebbio, no? È stato, sì? Ecco, e peraltro, siccome il castello del Trebbio è un castello estremamente importante anche per la storia di Firenze, perché probabilmente proprio all'interno di quel castello, che era di proprietà dei pazzi, in cui fu pianificata la famosa congiura dei pazzi del 1478, quando Giuliano dei Medici fu assassinato dai sicari della famiglia Pazzi. Ebbene, quel castello, che è un castello del primo Rinascimento, ci ha offerto quasi l'assist per realizzare questa ricetta, perché questa ricetta è particolarmente antica anche proprio per Natali e per tradizione.
ovvero si può tranquillamente immaginare che mentre ordivano la congiura dei pazzi all'interno del Castello del Trebbio, forse un arrosto sia stato cotto più o meno così, perché al di là del fatto che magari le grandi famiglie padronali potevano avere anche grandi girarrosti, ma generalmente nel Medioevo e nel Rinascimento si cucinava in tegame, non certo nel forno, per ovvie ragioni. E peraltro, non avendo la ricetta ingredienti che sono stati introdotti nella cucina mediterranea dopo la scoperta del Nuovo Mondo, la famosa patata, il pomodoro e quant'altro, essendo proprio una ricetta che è privata di questi ingredienti, ma invece ha tutti gli ingredienti che servivano ad insaporire ma anche a conservare la carne stessa, la marinatura, come ha fatto Marco, è un elemento che insaporisce ma al contempo addirittura contribuisce anche a conservare la carne quando non c'erano i frighi, per l'appunto. Quindi questa è probabilmente una ricetta, nessuno sa quando è nata, ma si può tranquillamente ammettere che ai tempi della congiura dei pazzi il coniglio si potesse cucinare così. E oggi la ripetiamo nella cucina di Tadà. Che bellezza! Io adesso... Cosa stai facendo? Sto togliendo le erbe. Come vedete sono ancora verdi, sono ancora fresche, non devono abbrustolirsi e bruciarsi. E sto togliendo, e cosa vado a fare? Le vado a sciacquare nel brodo. Perché almeno il sughetto che hanno preso dal vino lo rilascia nel brodo, e a questo punto vado a sfumare il nostro coniglio con il brodo. Accidenti, che odore sento, che profumino. Poi il coniglio nostrale è una prelibatezza, solo ingredienti toscani, ricorda l'artusino. Esatto, anche perché noi, come più volte abbiamo detto, riprendiamo buona parte delle nostre ricette o direttamente oppure per ispirazione dell'Artusi e del famoso ricettario di Pellegrino Artusi del 1891 e poi ristampato decine e decine di volte. Il nostro ristorante a Cerbaia si chiama proprio l'Artusino, proprio in onore, diciamo, una carezza amorevole, diciamo, a questo padre della cucina toscana e più in generale anche della cucina italiana. E tra l'altro, siccome domani introduciamo parte del nuovo menù, cioè noi facciamo almeno 3-4 rotazioni l'anno per la stagionalità, per l'inserimento domani di perché oggi esatto. E quindi da domani parte il menù autunnale, che prevede anche questa ricetta che proponiamo oggi, perché noi ci teniamo molto non solo alla filiera corta dei prodotti ma anche alla stagionalità del menù, e quindi lo cambiamo molto frequentemente proprio per introdurre piatti, preparazione di ingredienti della stagione di riferimento. Ecco, se poi resta un minutino ci potete anticipare qualcosa? Certo che sì. Allora, Adesso, subito. A bruciapelo. Certo, vai. Per rimanere in tema dell'Artusi metteremo altre due ricette dell'Artusi. Una è una braciola, la braciola del contadino, chiamata così dall'Artusi perché famosa nelle case dei contadini, e a detta sua addirittura non era nemmeno un granché a suo gusto, perché lui è meraviglioso il fatto che nel libro metta qualsiasi ricetta, poi specifica che era buona, non buona, cioè a suo gusto. Era un'autobiografia dei gusti di Pellegrino Artusi. E è una braciola meravigliosa perché cotta in padella velocemente, ripiena con un ripieno inaspettato, ovvero capperi, acciughe e olive. Quindi questa è una ricetta dell'Artusi che metteremo nel nuovo menù, e in più metteremo anche la classica pappa al pomodoro, fatta con i pomodori raccolti ora ad agosto, fatta la nostra passata in conserva per arrivare fino a novembre con il nostro pomodoro a fare la pappa al pomodoro. E quindi viva la pappa! Anche perché ci piace molto fare le cose in casa. Sì. La pappa al pomodoro la faremo con la conserva fatta da noi, così come per esempio tutti i primi piatti che abbiamo, tutta la pasta è tutta pasta fresca fatta con noi, sia essa ripiena o no. Insomma, ci piace fare le cose dall'A alla Z tutte all'interno del nostro ristorante. Marco, chef del ristorante L'Artusino. L'Artusino di Cerbaia. Cerbaia. Siamo proprio, come dire, in una zona di territorio peraltro molto bella, che di fatto è la prima frazione del Chianti Classico che si incontra provenendo da Firenze, ed è un luogo molto bello perché è vicino alla città, ma è anche, come dire, alle spalle a tutta la zona del Chianti, diciamo, che si spalanca dietro di sé. Ecco, con questi odori mi sta venendo fame. Gli odori purtroppo da casa non lo possono sentire, però effettivamente è lo si vede. Provare per credere. Guardate questa, come rilascia il sughino, il coniglio,
che si addensa naturalmente, quindi non c'è bisogno di mettere maizena, farine o cose del genere. Basta cuocerlo ad alta temperatura e poi adesso abbassarlo leggermente il tempo di mettere le nostre erbette, che a questo punto sono pronte. Le mettiamo sopra il nostro coniglio e abbassiamo il fuoco, almeno che non si bruciano. E ecco fatto. Qua. Quindi quanto manca di 2 minuti tempo? E siamo pronti. Quindi le erbette vanno aggiunte? Sì, all'ultimo. Quando proprio negli minuti. Ultimi. Per dare solo il profumo maggiore, perché le erbe nella marinatura e nella tostatura del coniglio danno un sapore lieve. Queste qui che sono tritate, quindi aumenta il loro potere aromatico, e mettiamo solo in fondo. Se piacciono, quello è a discrezione di chi lo cucina, perché comunque mentre l'aroma di rosmarino e salvia e aglio che mettiamo all'inizio si sente quasi impercettibile, è un'aggiunta di sapore, questo invece sovrasta quasi il gusto tenero del coniglio. Quindi se piace il classico trito toscano fatto, come dice l'Artusi, con la lunetta, perché già le nonne usavano la lunetta e si vedeva dal tagliere, infatti c'era il solco scavata della in mezzo. Lunetta mentre facevano il trito di erbe, questo è potente, quindi occhio a dosarlo, mi raccomando. Quindi dipendentemente dai gusti. Sì. Cosa stavi facendo, Marco? Allora, no, in realtà stavo un attimino pensando anche a come impiattare e guarnire il piatto. E quindi ho preso anche qui, quando spesso si guarda un po' di guarnizioni un po' così inventate, buttano lì un ingrediente, diciamo, all'ultimo, giusto perché è carino, bellino, magari non c'entra assolutamente un tubo. Tipo fiori. Diciamo, con tipo i fiori buttati lì, insomma, vabbè. Ognuno che non sono, non si possono poi mangiare. Allora, ci sono anche delle tipologie di fiori eduli, quindi, però, insomma, a volte è un approccio forse un po' troppo modaiolo, almeno secondo i nostri gusti personali. Mentre noi, le piccole guarnizioni che inseriamo, molto semplici, perché la nostra è un'osteria della tradizione, quindi, insomma, preferiamo di gran lunga, diciamo, la sostanza all'orpello, però qualche richiamo verde ci sta bene, però anche qui degli ingredienti che troviamo dentro, insomma, certo. Ecco, che abbia un richiamo semantico, sì. Oserei dire, rispetto al piatto. Adesso vado a ultimare la ricetta, non che sia pronta, però ultimo la ricetta mettendo l'ultimo ingrediente, che è una noce di burro. Perché mettiamo il burro? Perché? Allora, l'Artusi dice di metterlo all'inizio. Quindi non prevede marinatura, non prevede niente, se non olio e burro insieme e via col coniglio. Noi lo mettiamo in fondo per far sì che con il calore, lo shock termico tra il burro freddo e la salsina che fa il coniglio, crei una salsa ancora più densa. Quindi già è densa di suo, infatti se vedete io sto glassando, tra virgolette, il coniglio con la sua salsina, è una salsina densa. Bene. Che non scivola, anzi tinge il coniglio, vedete? Lo irora proprio. Quindi io vado ad aggiungere il burro per aumentare la densità. La densità di questa salsina meravigliosa. Sì, il burro sì, dà densità, dà cremosità, dà un, come dire, come si dice, rotondità, come si dice? Rotondità. Rotondità come nel vino. al piatto, ecco. Se la volete fare ancora più autentica, vi consiglio di mettere il grasso del prosciutto. Cosa vero? Che l'Artusi mette ovunque. Sì. Perché il grasso del prosciutto. Il grasso del prosciutto, perché all'epoca l'olio era costoso, il burro non c'era, perché in Toscana eravamo abituati sempre con l'olio, usavano o il lardo o il grasso del prosciutto. Quindi quando vedete nel libro dell'Artusi che usa prosciutto, non intendete il prosciutto vero e proprio, ma il grasso del prosciutto, che fa sì che quando si scioglie diventa il collante di qualsiasi sugo stiate preparando. Ecco qua. Ecco, altri consigli da poter dare? Allora, altri consigli, mi sento di dire, per esempio di questa ricetta, voi vedete che abbiamo utilizzato la coscia e la spalla. Ovviamente non bisogna andare a comprare coscia e spalla e basta, anzi, per rendere la nostra vita leggermente più sostenibile e più... e diciamo indorare un po' la pillola del mangiare carne per chi non la vuole, per chi la vuole,
vi consiglio di prendere il coniglio intero, perché va usato tutto il coniglio, perché il sacrificio, tra virgolette, dell'animale va ripagato in qualche modo. Quindi prendere la spalla e la coscia e farci questa splendida ricetta. Con il resto o disossarlo, oppure farlo alla cacciatora, o farci un ragù bianco di coniglio, o sempre un arrosto morto anche con gli altri pezzi, perché il rispetto per gli ingredienti è la prima cosa. Quindi sia in questo caso il coniglio, ma anche col pollo e ovviamente piccole e medie pezzature, prendere tutta la bestia, tutto l'animale, per un minimo rendergli grazie, ecco. Altro consiglio posso darvi, certo, che è molto più impopolare di quello che ha detto Marco? Visto che stiamo a fare il brodo, evitate il più possibile i dadi del brodo preconfezionati. Come mai? Perché il sapore è completamente diverso, perché è un prodotto meno industriale e perché, qualora ovviamente vi fosse il tempo, perché uno giustamente, certo, può controbattere dicendo vabbè, voi lo fate di lavoro, dice io torno a casa, metto il brodo, metto il dado nel brodo e vabbè, il risultato comunque è sufficiente. Però in linea di massima, qualora fosse possibile, sempre fare un brodo vero, un brodo che non sia liofilizzato, che non abbia procedimenti chimici alle spalle, ma che parta proprio dai sapori e dalle basi degli ingredienti che poi ci serviranno per il piatto. Forse è un consiglio, diciamo, un pochino più impopolare, però molto sentito, perché almeno qualche volta, provare qualche volta magari la differenza, sì, e anche i profumi che si sprigionano in casa quando c'è una bella pentola con il brodo che cuoce lentamente e che dà tanto profumo di casa, ecco. Ecco, e poi la differenza sarà talmente netta che addio dado. O perlomeno limitandolo un po'. Sì. Quindi, a che punto siamo? Noi siamo quasi pronti per impiattare, ora faccio riposare un attimino a fuoco un pochino più basso il coniglio, almeno i liquidi e gli aromi che ha rilasciato in cottura li riprende a bassa temperatura. È consigliato infatti qualsiasi piatto di carne che facciate, che sia in arrosto morto, in umido, alla griglia, di far riposare la carne dopo averla cotta per 5-6 minuti, perché in modo tale che le fibre della carne riprendano quei liquidi che hanno perso e nel momento del taglio non vedrete più o il liquido dell'acqua quando la carne è di qualità un po' scarsa o il sangue quando c'è una carne più rossa e quindi c'è il sangue, non lo vedete più sul tagliere. Quindi vi consiglio di far riposare 5-6 minuti la carne. Quindi ecco, fra 5 minuti poi andremo a impiattare, sì, giusto? Ne approfitto, scusate, ogni volta io devo salutare, però non ma ce la faccio. Certo, a noi ci piacciono i saluti. Tanti coniglio riposa. Sì. saluto le nonne, nonne, sì, la nonna Rita, la nonna Laura, che sono le nonne della compagna di Marco, nonché nostra socia, che ci danno un sacco di ricettine, tra cui questa, perché anche questa viene da loro. Le nonne sono un patrimonio immenso. I nonni, diciamo mie, che i nonni. Le mie, Marco, e nonna Luciana, per forza, nonno Roberto, per forza, perché il nonno, che ci dà invece prodotti dell'orto, perché il nonno fa ancora l'orto. A 80 anni, io a 25 mi lamento ogni volta alzo dal letto, sono stanco, e mio nonno a 80 anni fa l'orto e ci viene a portare la roba. Quindi un grazie davvero enorme ai nonni che ci seguono sempre. Esatto, a questo quindi punto, anche ai miei, che si perdono una puntata di vita, guardano la diretta e la replica. A questo punto volentieri anch'io, che purtroppo non sono più con noi, ma insomma ciò che hanno dato, la loro vita, il loro amore, il loro affetto, vive poi in tutte le nostre azioni quotidiane. E viva i nonni! Viva i nonni davvero! Allora, possiamo andare. Ora andiamo. Dopo. Dopo il ricordo andiamo al presente. Va. Vado io? Oh, vai. Quindi, adesso impiattiamo. Ora ci siamo, eh. Allora. Cioè, impiattate. E mentre impiatta, continuo con i saluti. Già che ci sei. Già che ci sono, è iniziato. Saluto i miei compagni d'avventura. Io ho partecipato a un evento per la cucina sostenibile, per questo ho detto di prendere le bestie e rendergli omaggio, perché viviamo in un mondo sempre più pericoloso per il nostro futuro, quindi dobbiamo tornare un po' indietro, dobbiamo tornare un po' alla cucina vera e locale per evitare di vivere poi in un futuro assurdo, come ci stanno già preannunciando gli esperti. E quindi voglio salutare tutti i componenti del bootcamp che c'è stato ad Assisi, oltre a Planet One e Bar Giornale, che hanno organizzato questo evento meraviglioso, ecco. Grazie a tutti.
Ecco qua. E io sono pronta a fotografare questo bellissimo piatto. Eccoci qua. Che bellezza. Emana un profumo. Provare per voilà. Credere, eh. Che alla fine è il profumo autentico delle cucine toscane, perché l'aglio, rosmarino e salvia sono ovunque, quindi proprio la Toscana in un piatto. Quindi la Toscana in un piatto. Foto fatta. Andate a vederla sui nostri social, Instagram, su Play38, mi raccomando, e magari lasciateci anche un like, perché no, giusto? Bene. Mentre se volessero contattare voi, ad esempio? Anche noi sui nostri canali social, Artusino su Instagram e l'Artusino su Facebook, non sbagliate. E per quanto riguarda i nostri numeri di telefono, li trovate sul sito internet o su Google, la pagina su Google che abbiamo, e potete contattarci per qualsiasi cosa. Ok, sono pronta all'assaggio. Buonissimo. Non vi spaventate. Si sentono tutti i sapori. Non vi spaventate se la carne all'interno rimane leggermente rosata. Non ti dico rosa, ma leggermente, perché è il grado di cottura perfetto per gustare il coniglio, perché altrimenti, come il pollo, diventa secco. Quindi deve essere esattamente così. Sì. Buonissima. Ci sembra cotto bene. È andata bene. Vi posso garantire che è cotto più che bene. Quindi, Marco e Marco, appuntamento. Vi aspettiamo settimana prossima, sempre qui tutta da, e tutti i giorni all'Artusino, pranzo e cena. La ricetta non la diciamo? Eh no, la ricetta è in segreto, se no... La scopriranno solo? Tadando! Bravissimi! E con voi invece ci rivediamo domani, puntuali mi raccomando, dalle 17:15 per un'altra puntata di Tada. E adesso cosa succede? Beh, c'è lo spazio all'informazione con il nostro TG della Regione Toscana.